Prima che il Partito Comunista prendesse le redini in Cina, dunque fino al 1911, la Cina fu un grande impero, l'impero celeste, governato dagli imperatori, figli del cielo, che per ottenere la pioggia, il vento e la pace sulla terra, nel tempio dedicato al cielo facevano sacrifici di animali, di sete e di giade alla terra, al sole, al cielo. Quando c'è un anno così secco, così mancava acqua, pioggia, quindi lui pregava anche dal pioggia, quindi diciamo in genere 2 o 3 volte all'anno. Quando riguarda tutti i tipi e regioni in Cina, anche nel paese dell'Oriente, non c'è qualche personaggio come a Dio. Da voi cristiani, cattolici, c'è Gesù, Gesù come a Dio. Invece quando riguarda buddismo, taoismo, eccetera, eccetera, non c'è un personaggio. Buddha, solo un uomo illuminato, quindi non è a Dio. Ah, quindi chi è Dio? Dio è il cielo. Dio è il cielo. L'imperatore, se lui era un figlio del cielo, vuol dire anche un figlio di Dio.